17ª edizione del Fungo d'Oro, Franco Cuculo, presidente del Museo del Gusto di Fossasco. Un abbinamento quest'anno fra Fossasco e Giaveno per rilanciare il fungo piemontese. Sì, fra Fossasco, il Museo del Gusto, no? E Giaveno, e non solo, perché l'anno scorso abbiamo lanciato l'idea delle città del fungo. E quest'anno speriamo di concretizzarla, e Giaveno naturalmente è la capitale del fungo, diciamo così, no? Si autodefinisce la capitale del fungo anche perché ha un mercato notevole, tradizionale, una festa grande, e quindi ecco, il Museo del Gusto come sempre è al servizio del territorio e vorremmo provare a valorizzare questo prodotto, no, il fungo, per dare una caratterizzazione anche al nostro territorio. Ezio Già è direttore del Museo del Gusto di Fossasco. Le due cose fondamentali di quest'anno come iniziative sono il Museo del Fungo a Giaveno e poi le città del fungo che prendono decisamente il via. Certo, ma sì, secondo me sono le due cose fondamentali. Con le città del fungo creiamo un circuito nazionale, ovviamente di zone legate alla produzione, alla raccolta soprattutto del fungo, o a città sede di musei, in particolare Giaveno quest'anno con la formazione, con la creazione del Museo del Fungo e del Bosco, ovviamente è un po' sede e cuore di tutto questo circuito. Ovviamente ci sono tantissime altre iniziative a corollario, i ristoranti partecipanti sono già più di 50, quindi direi che è un grande successo soprattutto per il Fungo d'Oro e per il Museo del Gusto.